una poesia di Amelia Rosselli tratta dal volume Rosselli, le poesie, dalla raccolta Variazioni belliche del 1964. Se per il caso che mi guidava io facevo capriole, se per la perdita che continuava la sua girandola io sapevo, se per l'agonia che mi prendeva io perdevo, se per l'incanto che non seguivo io non cadevo, se nelle stelle dell'universo io cascavo a terra con un tonfo come nell'acqua, se per l'improvvisa pena io salvavo i miei, ma rimanevo a terra ad aspettare il battello, se per la pena tu sentivi per me, forse, ed io per te, non cadevamo sempre incerti nell'avvenire, se tutto questo non era che fandonia, allora. Dove rimaneva la terra? Allora chi chiamava e chi rinnegava? Sempre docile e scontenta la ragazza appellava al buio, sempre infelice ma sorridente mostrava i denti. Se non v'era aiuto nel mondo era impossibile morire, ma la morte è la più dolce delle compagnie. La più dolce sorella era la sorellastra, il dolce fratello, il campione delle follie. Una poesia d'amore, una poesia dell'inconscio. Le immagini positive qui si alternano a quelle negative con un ritmo incalzante, un ritmo dato non dalle sillabe, ma dalla costruzione della frase, dalla struttura sintattica che si ripete, si ripete, si ripete. Ecco, le immagini, qui, come ha detto il critico letterario Francesco Muzioli, non resistono al ritmo sterminatore di questo processo di decadimento fulminante. Questa poesia così struggente si offre come una metafora fatta di contrasti prossimi ma inconciliabili, di un brandello di vita interiore in cui ad ogni conquista, ad ogni luce, fa da contrappunto una caduta, il buio, la morte, la follia. È difficile parlare delle poesie di Amelia Rosselli senza parlare di lei e della sua vita, che tanta parte ha avuto nella stesura, nella costruzione della sua poetica, della sua letteratura. Ecco, oltre a questo è stata un personaggio poliedrico, musicista, suonava il pianoforte, il violino, organista, compositrice, traduttrice di Sylvia Plath, tra le altre cose, e etnomusicologa. Aveva persino pensato di ideare uno strumento in grado di riprodurre gli armonici che la scala temperata, il sistema temperato occidentale aveva messo da parte. Ma sì, più che altro, poetessa. È stata definita la poetessa del dolore e le sue poesie definite scheggiate, lancinanti. La sua vita segnata da fuga, perdita, esilio, rifugio. Amelia Rosselli nasce a Parigi da mamma inglese e papà italiano, Carlo Rosselli, esule con il fratello Nello, in quanto profondo antifascista. Ecco, quando Amelia ha 7 anni, Carlo e Nello vengono accoltellati a morte da sicari inviati da Mussolini.
A questo punto la famiglia si mette in fuga e si rifugia in Svizzera, poi in Inghilterra, negli Stati Uniti, passando dal Canada. Amelia tornerà in Italia a periodi ospite della nonna paterna a Firenze. Quando ha 19 anni muore sua madre. Quest'altro lutto la getta in una crisi profonda. E un lutto successivo, a poca distanza di qualche anno, del poeta Rocco Scotellaro, che lei aveva incontrato e che amava, e che muore improvvisamente all'età di soli 30 anni, getta Amelia nello sconforto più totale. Ecco queste due, tre grandi perdite la segnano profondamente e contribuiscono a questa vita trascorsa in più riprese in cliniche psichiatriche. E disse una volta Amelia Rosselli che scrivere e chiedersi com'è fatto il mondo. Se sai com'è fatto, non hai più bisogno di scrivere. Per questo tanti poeti muoiono giovani e suicidi. E poi ancora, non mi riconosco più scrittrice da 5 anni. Non sento di aver talento ora. È come non riuscire a parlare una lingua. È terribile. E a un certo punto Amelia Rosselli ha capito com'era fatto il mondo e non è più riuscita a parlare una lingua. E quindi si è tolta la vita gettandosi dalla finestra della sua casa di Trastevere. Era il 1996.